Oh, Massimo, non so che cosa fare. Non smette di piangere, non si calma. Forse è a caldo, se lo spogliamo un po'. L'ho fatto, gli ho tolto il giacchetto, gli ho messo il maglioncino, ha fatto il routine, gli ho dato il latte, ha dormito, l'ho cullato, non so più bene, che fare. Bene, bene, calmati adesso, su. Ma allora che succede qua? Perché piange questo bebè? Ma non lo devi prendere così, no, dammelo. Vieni qua. Bisogna aspetta, attenzione, ci ho provato. E allora piano, è per questo, è perché lo muovi in continuazione che non smette di piangere, no. Povero bebè. Io ti dico una cosa, lui ha sonno. Ha già dormito, non ha affatto sonno. Ha sonno. Potete smettere di litigare, così non si calmerà di sicuro. Scusa. Ah, mi si spezza il cuore a sentire questo, bebè. Vediamo, permesso. Lasciate fare a me, lasciatemi dare un'occhiata, lasciatemi vedere. Oh, ma lui ha il pannolino troppo stretto. Come? Non vedete com'è rosso il bebè? Ma per favore, Evaristo, è rosso perché sta piangendo. Non te la prendere, Evaristo, non te la prendere, perché la signora Anna sa tutto, ha sempre ragione. Certo, questo bebè ha sonno, te l'ho già detto. Non ha sonno, sì, ha detto fino ad adesso. Io. Che succede che con questa? Ecco, ci mancava anche Greta adesso. Non so che cosa succede, abbiamo provato di tutto, ma non si calma. Anche? Perché ha sonno, ecco perché. Ha già dormito. Nine, pannolino è perfettamente mente per voi. Greta, che lei ha più esperienza di tutti, sicuramente più di noi. Ah, io non ho esperienza, non sono stata una madre. Sì, mamma, hai esperienza, ma hai avuto solo me. Greta ha tirato su 6 bambini da sola, ha più esperienza. Io ti dico che questo bebè ha sonno. Vabbè, e insisto. Greta. Non sarà ammalato? Questo bebè ha vera febbre, bisogna chiamare il dottore. Immagino che il regalino sia per la madre, no? Dopo tutto quello che ti ha combinato. Oh, solo un piccolo spavento. Ecco fatto. Adesso dobbiamo vedere chi sarà lo sciocco che porterà l'orsetto ai piccoli bambini. Perché stai ridendo come me? No, io Ah, no. Mi sembrava. Delfina. Sofia. Sofia. Che sorpresa bomba! Io so che... So che è strano che io sia venuta qui, però mi andava di farlo, perché anche se noi non siamo mai andate d'accordo, io ti voglio bene, sei mia sorella e mi manchi, forse sarà inutile, ma mentre stavo venendo pensavo che forse potevi essere cambiata un po'. Magari potessi cambiare. Stai bene, Delfina? Certo. Sto molto bene. Non puoi immaginare quanto. Ah, sì. Grazie. Adesso, se vuoi andare, non ti preoccupare. Ah, vuoi rimanere? No, sì, bene. Preferisco stare qui. Vuoi restare ancora? Sì. Perfetto, così approfitto per dirti un paio di cose. Lo so che probabilmente non ti ho trattata nel migliore dei modi, ma sappi che non l'ho fatto apposta. Insomma, niente, mi sembra di volerti bene alla mia maniera. Capito? A te e a Flor, perché voi siete le mie sorelline. Io vi adoro, chissà. Sì, forse è stata una maniera strana, una maniera orribile, dannosa e malvagia. Ma io sono fatta così. E ti assicuro che ne sto pagando le conseguenze, perché soffro molto per essere la persona che sono diventata, la persona che ora sono. Mi capisci? Però questo riguarda solamente me, non voi. Adesso, se vuoi andare, forse è tardi. Io sto bene. Io ti voglio aiutare, Delfina. No. Beh, raccontami di te. Come stai? Come ti sta andando a Bahia? A Bahia? Ah, tutto bene lì? Ti ricordi quando ci andavamo in vacanza? Ricordi quando quel giorno mi sono presa un'indigestione? Mi ricordo, fu così sgradevole. Davvero vuoi sapere come sto? Sì, certo che voglio saperlo. Va tutto bene. Combata sto molto bene. Combata. Stiamo cercando di avere un bambino. Che bello! Sì, e abbiamo un negozio. Addirittura non un è negozio. Molto grande. Non da tanti soldi, ma ci basta per vivere, ed è la cosa più importante. Diamo da mangiare a tutti i bambini della periferia. Scusa, posso chiederti un favore enorme? Signorina, deve andare via. Sì, solo un secondo, se ne va subito. Grazie, amica. Ti posso chiedere per piacere se puoi portare un regalo a Flora, una cosa che ho fatto durante le lezioni di lavoro manuale. Glielo puoi portare? È molto carino. L'ho fatto io, interamente fatto a mano. Le piacerà? Mi sembra un buon inizio, no? Ciao!
No, 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 amore mio. Sta tranquillo, mamma ha chiamato il dottore. Non ti succederà niente, starai subito meglio. Come fa a non ammalarsi, poverino? Lo fai dormire in una stanza piena di correnti d'aria. Si sente uno spiffero. Se fosse così, sarebbero tutti e tre malati. Invece sta piangendo soltanto uno. E poi dormono con la loro madre, con il loro padre, pieni d'affetto e d'amore. Non si intrometta, signora. Va bene, basta, signori. Perché non andiamo direttamente in ospedale? Forse è una cosa che... Ma insomma, Evaristo, così l'angoscerai ancora di più. Ma no, amore, non sarà niente. Io vado a aspettare il dottore. È incredibile, il primo giorno e già bisogna chiamare il dottore. Se chiamo il dottore perché mi preoccupo della salute dei nostri figli. Amore, no, Flora, amore, basta. Per favore, possiamo mantenere la calma per un po'? Avanti, eh? Doctor. È giusto incontrare il dottor Suzanne. Bene, grazie. Che succede? Avanti. Guardi, non ha mai smesso di piangere finora, non sappiamo che succede. È ovvio, sa perché piange, dottore. Per la corrente che c'è in questa stanza. Basta, basta, lasciate fare al dottore, per favore. Sì, grazie. Comprendo l'ansia, ma potrò rispondere solo se lo visita. Buono. Beh, e come si chiama? Basta, te l'ho già detto che tra Mattias e me non c'è niente. E allora perché ti telefona? Perché siamo amici, niente di più, te amici? L'ho detto. Ah, amici, è il tuo ex fidanzato, ma avete vissuto a Londra insieme un anno. Va bene, basta, basta. Non è un amico uno così. Potresti non essere geloso, per favore, dopo tutto quello che ho fatto per te? Non va bene che fai così, davvero? Non lo so, non lo so. Te l'ho detto che non voglio soffrire. Va bene, ma fidati di me, sul serio, sennò che stiamo a fare insieme? Sì, hai ragione, bisogna agire. Poi vedremo dove, quando e come. Nicholas, continui a parlare da solo. È la mia coscienza che mi ossessiona continuamente. La coscienza, allora ancora. Farai quello che ti ho chiesto, eh? Che cosa? Chiamare Valentina e chiederle dov'è. No, Nicholas, no, lo sai. Sei così bella, la sorellina più bella che ho. Sono l'unica che hai, amore. Roberta è come una sorella. Sei un bandito, lo sai. Valentina, come stai? Hello, darling, tutto bene, tu? Bene, dove sei? Chiedile dov'è! Sicuramente dormono, perché dormono tutto il giorno. Mentre dormono, perché non danno un po' di attenzione anche a noi? E sono tre, quando uno dorme l'altro è sveglio. Su, così... ragazzi, passerà. Perché non ce ne andiamo? Anche Massimo e Flora staranno dormendo. Andiamo. Ma io voglio vedere Massimo e Flora. Sì, gli diciamo che staremo in silenzio. Ma sì, dai, entriamo. Okay. No, adesso no, ragazzini, siamo molto occupati. Visto, ragazzi, che vi ho detto? Meglio che andiamo a vedere la televisione. Andiamo, e va bene. Lasciate lavorare il dottore in pace, per favore. Lasciamolo tranquillo. Allora, cos'ha il bambino? Sono coliche. Che sta dicendo? Dovevo chiamare un dottore più preparato. Nostro figlio non ha mai preso alcol in vita sua. A meno che la signora Anna non abbia messo del vino nel biberon. Io? No, ma no, figurati. Le coliche si producono perché non è ancora sviluppato l'apparato digerente. Ed è grave, è pericoloso. Guarirà quando starà bene. No, tranquilla, è normale. Non ci si può fare niente. Bisogna avere pazienza. Grazie mille. La verità, dottore, è che è una mamma novellina. Non si rende conto che così trasmette la sua ansia al bebè. Che cosa faccio? Continuo a dargli da mangiare? Ma per piacere, Flor, non è nemmeno da chiedere. L'alimentazione si sa che è a richiesta. Nai, assolutamente no. Avere strettamente bisogno amore, di un non ti preoccupare. Per mangiare. Bene, tutti e due i modi. E guardi che bel pezzo di ragazzo. Allora, dottore, ci può spiegare meglio che cosa fare? Generalmente è a richiesta. In questo caso si potrebbero fissare degli orari, però... È meglio che la madre faccia quello che sente. Bisogna farsi guidare dall'istinto. Sentito? Ogni mamma sceglie il meglio per il suo bambino, eh? Arrivederci. Ciao, arrivederci. Sì, grazie. Ogni mamma sceglie il meglio. Flor, tu dare retta a Greta e organizzare orari per mangiare. Ma per carità, è roba antiquata. Bisogna essere più flessibili, più moderni. Moderni un corno. Essere tre gemelli, dover avere orari per mangiare. Ma niente affatto. Io ho tirato su Massimo così e guarda com'è venuto bene. Con l'alimentazione a richiesta. Nai, lei non avere ragione, signora. Non rendersi conto che avere bisogno... Basta, basta, basta. Lasciamo che la madre segua il suo istinto e la madre è Flor. Quindi voi due zitti e poi... Adesso andatevene, basta! Uscite, voglio far dormire il mio bambino! Mi hanno stancato. Ormai li conosciamo. Vi volete divertire? Venite a giocare con me. A cosa? Al piccolo chimico. Che bello, è divertente, mi piace! Fatto. Ciao, ragazzi! Sofia! Sofia! Come stai? Come stai? Come va in Brasile? Bene. Sei venuta bene, tutto bene, eh? E sono venuta a conoscere i tre gemelli. Voi come state? Tutto a posto? Ah, ecco. Allora vado a vedere come sta Flora. D'accordo. Che carino questo orsetto! L'ha portato Sofia? Sì. Sicuramente non è per noi, è per i bambini. A noi non porterebbe questo. Lasciatelo lì, giochiamo. No, glielo porto.
Vado dopo, è cominciata la nostra serie preferita, non la voglio perdere. Nemmeno io, mi piace moltissimo perché lui ne combina di tutti i colori. Sarebbe forte vivere in quell'albergo e infilarsi nei posti dove si infilano loro. Qui c'è un esperimento interessantissimo, lo facciamo? Che simpatica lei, comincia tu, Martin, dai. Ha lasciato l'orsetto, scusate. Le sta raccontando un sacco di storielle, sono solo palle. Fammi respirare, fammi respirare. Sono qui per questo, o agisci o siamo pronti. Dammi retta, che ci sto a fare se non mi ascolti? Va bene, ti ascolto, genio, ma che cosa faccio, che cosa faccio? Devi farlo apparire uno sciocco agli occhi di Valentina e così clic, incassi un punto. Va bene, però... come? Come faccio? Ah, caro mio, non posso fare tutto. Io ci metto la testa, tu mettici quel corpo ridicolo che hai. Avanti, muoviti. Sono qui, non mi vedi? Io? Sì, tu, dai! Vieni su, ti propongo un affare, sbetto! Ah, in cosa mi sono andato a cacciare? Aiutami, ti prego! Che c'è? Che vuoi? Ti va di guadagnare qualche soldo? Beh, certo, dimmi come. Oh, orario fisso a richiesta, Massimo, questo è il dilemma. Su, amore, non torturarti, ancora non c'è una scuola per genitori di tre gemelli. Ah, se ci fosse mi boccerebbero in tutte le materie, sono una frana, mentre sto andando il latte a uno, l'altro muore di fame. Lo vedi che non sono capace, tua madre ha ragione, sono una fallita, non posso fare tutto da sola. Ma no, che dici, sei la migliore mamma del mondo. Tua madre non è della stessa opinione. Perché, che ha detto? Ha detto che sono una vera incapace, un disastro. No, non le ho sentito dire niente del genere. Sì, lo dice continuamente, lo dice. Ciao Sofia. Ciao, come stanno i migliori genitori del mondo? Che carino. Ti ho portato un orsacchiotto. Grazie. L'ha fatto Delfina. Delfina, quella strega. Durante le sue ore libere in prigione. Non sai com'è cambiata, sono rimasta stupita. Non voglio niente da Delfina, per favore, portalo via. Amore, non essere scortese, è un regalo. Ma vedrai che porterà sfortuna. Non le vuoi dare un po' di fiducia? Fiducia? E perché? Sofia, portalo via. No, un regalo non si rifiuta, a meno che mai quando viene da lei. Adesso approfittiamo che dormono per bere un lattuccio. Hai preso il baby call? Sì, ce l'ho. Ah, buonanotte, piccolini. Sono dei meravigliosi angioletti. Sì, ascoltatemi. Cioè, sentite tutti insieme. Sono tutti e tre lamentosi come il padre. Beh, ecco, io direi che ora assomigliano a... No, sei fuori luogo, non essere maleducato. Non dire queste cose davanti a sua figlia. Non si può scherzare. È un'adolescente eterna. Beh, grazie del complimento. Te lo meriti. Eccoli ancora, eccoli. No, amore. E questo? Che? Hanno un problema al petto. Amore, che cosa è stato quel rumore? No, il singhiozzo. Non ti ossessionare con questo aggeggio, amore. No, dammelo, Massimo, dammelo. Lascialo. Ecco. No, senti, amore, visto che è meglio prevenire che curare, vado a vedere come stanno. Stanno dormendo. Sì, stanno dormendo. Ah, russano proprio come il padre. Come, scusa? Io russo? Ma mi hai sentito russare tu? Tu russi, lo sai. Io sono quella che... Allora aspetta, alzo il volume, è così potrei inutile, sentire bene a chi... E lo sai benissimo. Flor, ti registro, Ti registro, hanno, amore, ereditato il tuo modo di russare, senti? Che succede? Come stanno? Aspetta, non è successo il niente. Il regalo di Delfina, dov'è? Dov'è? Ah, ecco. Esagerato, che vuoi dire? Che ci poteva mettere qualcosa non dentro? Lo so, ma non lo so, da Delfina mi aspetto di... Basta, l'orso è semplicemente un peluche. Qui non è successo niente, quindi restiamo calmi. Allora si può sapere cos'è stata quell'esplosione? Forse qualcosa... è andato storto. Guarda le istruzioni. Non ho fatto niente, ho messo tutti gli elementi che dovevo mettere, però... E se abbandoniamo la chimica e giochiamo a nascondino? Miei peccioncini, che è successo? Niente! Che disastro! Siamo fatti male, giochiamo tutti! No, stiamo bene! E come? Come poter essere? Incoscienti, responsabili! Non sapere che avere bebè che dormire! Bene! Bene che, Che dovere fare esplodere bomba per provare gioia, essere follia quello che fa. Greta! Ci dovevamo solo divertire! È stato solo un incidente! E per questo, per non annoiarsi? Chiudere bocca! Tu essere maggiore ma cervello più piccolo di tutti! Camminare immediatamente mente in tua stanza! Greta, siamo grandicelli per essere messi in punizione! Ma per favore! Per fare scemenze invece, Forza, in camera, in punizione! Che fare? No!
Non è giusto! Ehi! Ehi! Mangiare testa alta! Non chiedere spiegazioni! Punizione! Ein, zwei, drei! Ein, zwei, drei!